Noi siamo i Sunday Morning, siamo un gruppo di Cesena, abbiamo registrato all'inizio di quest'estate, cioè nel 2016, questo ultimo disco in uscita per Bronson Recordings, Let It Burn. Come influenze siamo partiti dall'indie rock di matrice americana, Sunny Day Real Estate, Texas is the Reason, Pop Unknown, con i quali abbiamo suonato, Karate in qualche maniera. Poi ci siamo spostati un po' più sul rock classico, i Big Star, anche i Teenage Fan Club, oppure Dinosaur Junior, eccetera. Tutto quel rock riscoperto nei 90 che si rifaceva ai 70, però in realtà poi forse a un certo punto l'abbiamo un po' trasfigurato e facciamo un po' una cosa nostra, anche se in quel tipo di ambiente lì. Beh, questo disco è stato registrato in breve tempo nel nostro studio che si chiama Stonebridge, ubicato nel Cesenate. Volevamo in qualche maniera sottolineare un certo tipo di approccio più emotivo ai brani e molto meno mediato e più libero, più spontaneo. Se dovessi dire un concept non saprei esattamente come giustificarlo, però anche a livello lirico, seguendo un po' l'emotività dei brani, anche i testi hanno seguito un po' quest'onda, in qualche maniera anche elementare, in maniera elementare anche verso una sorta di spiritualità. Però tendenzialmente noi cerchiamo di fare delle belle canzoni.